Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro giorno preferito, al nostro appuntamento preferito, ovvero il live del venerdì. Preferito ovviamente per due motivi. Il primo perché è venerdì e tutti non vediamo l'ora che arrivi questa giornata, e il secondo motivo chiaramente è il live, o magari anche nell'ordine opposto, dai. Quindi ci ritroviamo tutti qua per innanzitutto commentare i grafici, vedere che cosa succede, vedere le notizie della settimana, i movimenti di prezzo del mercato della settimana, gli scenari che ci si palesano davanti agli occhi su Bitcoin e sulle altcoins. Poi come sempre contiamo le ambulanze che passano. Oggi chi ci azzecca, vi ricordo che ci sono in palio 100 shitcoin, attenzione, qua c'è un premio che scotta, pazzesco. E anche oggi niente notifica Twitch. Oh, ragazzi, io non so veramente cosa dire. Forse Twitch mi sta punendo per il ritardo che ci metto ad arrivare. Non lo so davvero. Ho rinviato il lavoro per poter assistere alla tua live. Mitico, fantastico. Il trucco è mettersi lì in ufficio davanti al PC con magari lì lo smartphone, oppure con due finestre del browser, una delle quali c'è dentro il live e l'altra dove stai lavorando. Così fai alt tab quando arriva il capo e switchi da una all'altra, super sneaky, così come si fa. Ragazzi, ben ritrovati a tutti quanti, siete un sacco, oggi siete veramente tantissimi, state invadendo il live in un attimo. Dite la verità che eravate già pronti lì a refreshare la pagina non appena arrivavo. Come vedete dalle tab dietro, oggi vi parlo anche un po' del discorso di MStable, che vuole fare, che farà una sorta di ICO, diciamo un po' innovativa, un po' strampalata. Se n'è parlato molto sul nostro gruppo Discord, spero che voi ci siate tutti dentro. Se non ci siete dentro, mi raccomando, fatelo subito, trovate il link giù nella descrizione qua su Twitch anche, e anche sul tubo per chi ci guarderà poi sul tubo. Per chi ci guarderà sul tubo, già che ci sono, facciamo una scillata, mettetemi un bel like che mi gasate tantissimo. E quello che vi volevo dire è: MTA, il token di MStable, il governance token di MStable, verrà erogato domani con un metodo un po' particolare. Oggi vi spiego un po' come funziona, in sostanza, perché come vi dicevo poc'anzi, è un meccanismo molto difficile da capire per soprattutto chi non mastica Ethereum, DEX, piattaforme simili, e pertanto insomma potrebbe essere un po' ostico, e ne parlavamo molto perché molti sono interessati e magari non capiscono. Allora c'è il rischio di fare delle cagate lì se si sbagliano cose, perché è un po' un casino la piattaforma Mesa che viene utilizzata per fare questa asta iniziale. Insomma, ne parleremo tra poco nel momento giusto. E poi vedete qua dietro che c'è Bitcoin che ci sta facendo sudare, perché ha fatto una specie di breakdown da questo triangolo che ha formato poco fa, ha fatto tre sweep che sono le spazzate dei minimi, e adesso stiamo vedendo un po' di reazione sul terzo di sweep. C'è da vedere se rompiamo questa struttura che al momento è fatta di lower highs, lower lows, e quindi riconquistiamo un po' di bias rialzista, oppure se non c'è niente di niente da fare. Quindi vediamo un po' quali scenari ci si palesano davanti agli occhi. Poi vi riepilogo un po' le mie posizioni, alle quali ne ho aggiunta una fresca giusto ieri, che è il long su BNB BTC. Vi faccio vedere il setup che ho utilizzato, il perché, eccetera eccetera eccetera. Niente, io direi di iniziare subito alla grande, o meglio ai massimi, leggendo le vostre domande. Dopo, come sempre, andiamo a vedere i grafici e infine domande sui grafici. Quindi l'iter ormai dei live è questo. Nel frattempo orecchie aperte, perché se passano le ambulanze mi raccomando che bisogna contarle. Allora, nel frattempo vi raccomando anche un'altra cosa: di commentare, di partecipare fino alla fine al live, perché è un modo per accumulare shitcoin. Soprattutto partecipare chattando, scrivendo cose, facendo domande, insomma interagendo con noi. Benissimo, iniziamo subito. Buonasera, ciao a tutti, eccolo abbronzato. Ma in realtà guarda, abbronzatissimo dalla luce artificiale, soprattutto perché ho fatto una settimana in cui non ho quasi visto la luce del sole. Adesso devo decidere se appena finito questo live fuggire al mare per staccare un paio di giorni oppure no.
Tra l'altro oggi ho avuto, adesso ve la racconto, ve la butto lì, ho avuto una, come si può dire, una controversia col support di Amazon stavolta, non di YouTube ma di Amazon, perché volevo, cioè, sto acquistando un portatile e ci sono stati un po' di problemi nel pagamento perché ho utilizzato Wirex, non so se c'entri qualcosa ma non credo perché è andata sempre bene e insomma risulta pagamento non autorizzato ma in realtà è stato autorizzato e allora ho fatto tutto il giorno a sentire il support di Amazon. Ormai ci ho preso gusto a chattare col support delle varie piattaforme, insomma sembro una di quelle persone sole che non sa con chi parlare, allora chatta con i support. Vabbè, chiusa la parentesi. E presente, non salto una live da un mese, ma sei il numero uno, ti sei meritato, guarda, 5 shitcoin, adesso poi te le accredito. E anche oggi niente notifica Twitch, ahimè, ho rinviato il lavoro, grandissimi. Ciao, un appunto su Asto Olandese di MTA, esatto, infatti ne parliamo tra poco perché ne vale la pena. Presente e gasatissimo, fantastico, fantastico, fantastico. Abbiamo la stessa maglietta giallo canarino, vorrà dire qualcosa? Beh, dov'è quello delle analisi tecniche sulla maglietta? Qua oggi sto lanciando un messaggio molto forte col giallo, non è né verde né rosso, è una via di mezzo, è indecisione, diciamo. Dunque, dove eravamo? TRX, ADA, Algorand, NIO, BTC, NULS, tutte e COS, che è tutta un calderone di shitcoin, insomma. Polo giallo canarino mette allegria, beh, l'importante è quello, un po' di allegria ci vuole sempre. Maglia gialla non benissimo. Ciao grandissimo, prima live, sono gasato come una Perrier, questa me la segno e la prossima volta che scillo una live te la rubo perché mi piace veramente un sacco. L'altra cosa più gasata in assoluto che io abbia mai bevuto è la birra Mythos, la birra greca. Non so se qualcuno di voi l'ha mai bevuta, io mi ricordo che per bere una 33 era, neanche una 66, poi sembravo incinto, andavo in giro che veramente ero diventato obeso istantaneamente. Comunque benvenuto, spero che ti troverai bene e che replicherai anche le prossime volte. Appena in tempo, sì, ma tanto poi dura, lo sai, qua andiamo avanti per il lungo. Oggi 3 ambulanze e 2 zanzare, guarda, no, le zanzare no, ti prego, ho barricato ovunque ormai per non farle entrare perché qua siamo veramente assediati dalle zanzare. Peccato che lavoro in esterno, il capo sono io, e allora che te fresse, il capo sei tu, fai quello che vuoi, via live tutto il giorno. Ma la maglia gialla cosa significa? Indecisione, né rosso né verde. Nel frattempo vedo che un sacco si stanno abbonando, grazie, grazie, grazie. Se avete Amazon Prime vi ricordo che potete abbonarvi con Twitch Prime a costo zero e facendomi una piccola donazione che male non fa alla nostra community. Prima live su Twitch ma ti guardo sempre su YouTube e benvenuto su Twitch, spero che ti troverai bene. Già che ci sei fai qualche domanda, partecipa perché il bello è quello, insomma su YouTube purtroppo è già tutto terminato, non puoi influenzare il corso del video, qui puoi. Allora, sondaggio di altro giorno, mi sono perso il risultato, non mi ricordo neanche qual era, non mi ricordo proprio. È il corridore in testa al Tour de France, che cos'è la maglietta gialla? No, non lo so a che cos'era rivolto. Oggi color titti, canarino, ormai niente, sono il canarino oggi. Quarto live, ho tentato di comprare degli MTA ma su mese sono finiti. No, guarda che non è ancora iniziata, è domani. Oggi si possono mettere soltanto gli ordini, nel senso che si va a riempire l'order book e poi da domani si potrà, cioè verranno fatti gli scambi effettivi, quindi non è ancora iniziato. Ciao Super Luccone, ma ciao anche a voi. Oggi shorto l'ambulanza, non si palesa. Ah, vediamo, attento, attento che vieni liquidato. Luke Skywalker Boiardi, fantastico. Ciao Luca, finalmente riesco a seguirti in live. Bene, anche oggi c'è un po' di gente nuova, a me fa un sacco piacere. Spero che diventerà un appuntamento costante anche per te. Allora volevo proporre un sondaggio sul prezzo che sembra giusto alla massa per il token MTA, nonché la tua opinione. Infine stavolta l'ambulanza arriva a 43 minuti. Dopo vediamo, ma tra l'altro l'order book che al momento c'è già su MTA, perché aspetta, magari facciamo uno sneak peek sull'order book. Dov'è, dunque, devo andare a trovare...
C'era un link, ma non è questo, tra l'altro. No, 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 non volevo linkarlo qui. Hanno pubblicato oggi un tutorial sulla pagina, sul Twitter di Unmistable. Un tutorial che spiega un po' tutti i processi da fare. Eccolo qua, step by step guide. Quindi questo chiudiamolo. Eccolo qua, vedete, innanzitutto vi dice che è alle 14 UTC il 18 di luglio, quindi domani alle 16 ora italiana, perché noi siamo UTC più 2. Allora, qua vi spiego un po' come si fa, cioè se volete un tutorialino andatevelo a vedere, ve lo consiglio, e poi ecco, tramite qua si va direttamente a caricare, o almeno dovrebbe, su Chrome oggi me l'ha fatto, eccolo qua, per andare a caricare MUSD MTA. Allora, io volevo mostrarvi l'order book, guardate, queste sono le offerte al momento presenti sull'order book. Quindi, volendo adesso, questi sono tutti i limit orders, si può utilizzare, si può andare sulla piattaforma Mesa e mettere già dei limit order. E vi faccio anche un piccolo spoiler, poi magari approfondiamo un po' meglio come funziona. Funziona che sostanzialmente, anzi parliamone già che siamo qua, Mesa è una piattaforma, è una sorta di exchange decentralizzato che funziona ad asta, quindi uno fa un'offerta e si crea un order book, ok? Domanda e offerta. Come vedete adesso su MTA c'è solo domanda, proprio perché la vendita non è ancora iniziata e quindi abbiamo solo un side, il side della domanda, il bid side come si suol dire. E qua potete vedere allora il numero di MTA che sono stati, cioè richiesti. Ovviamente non si arriverà a fillare tutto perché ce ne sono. Quanti ne vengono messi all'asta? 2,66 milioni. Quindi, ovviamente, quelli a prezzo richiesto più basso non verranno, penso, mai fillati. Si parte fondamentalmente domani a venderli a quelli che mettono un'asta a un prezzo più alto. Chiaramente, chi offre di più viene per primo. Guardate che c'è gente che ha anche offerto 6 dollari, 5 dollari. C'è qualcuno che ha veramente sparato alto. Ecco, adesso il prezzo pensato inizialmente era di 15 centesimi di dollaro, però pare che al momento, insomma, ci siano offerte veramente più alte, tant'è che per arrivare a 15 centesimi dovrebbero prima vendere quasi 5 milioni di MTA, quindi direi che possiamo scordarcelo di vederlo a 15 centesimi, essendocene a disposizione molti meno e soprattutto manca ancora un giorno, quindi l'order book immagino cambierà, si ripopolerà. Quindi fondamentalmente uno cosa fa? Mette la sua offerta tramite la piattaforma Mesa, quindi è un DEX, va collegato col proprio wallet, MetaMask o quello che è, insomma un wallet ERC20 chiaramente. Occorre avere gli MUSD, quindi per prima cosa bisogna scambiare o swappare le proprie stablecoin con MUSD e si può fare con piattaforme più comode di Mesa, vi consiglio di utilizzare, che ne so io, mi pare che ci sia Uniswap, Balancer, insomma ci sono altri DEX che permettono questo swap in maniera più comoda. E dopodiché uno mette la sua offerta, quindi che ne so, voglio vendere 5.000 MUSD, io ne ho 5.000 dollari, supponiamo, in cambio di 50.000, ecco adesso ovviamente non posso farlo perché il mio balance è zero, io non ho collegato ancora nulla e qua vado a mettere ecco, un limit price, quindi che ne so, 0,15. Ad esempio, 15 centesimi, mi dice quanti MTA potrei avere e poi faccio submit limit order e vado a finire sull'order book. Una volta che l'offerta inizierà, si inizierà appunto a vendere, come vi dicevo, a partire da destra, quindi da dove ci sono offerte più alte. A parità di prezzo, quando c'è, che ne so, un tot di offerte allo stesso prezzo, il sistema di Mesa filla per prime le offerte più grosse. Quindi se io, che ne so, faccio un acquisto di 1 milione di dollari allo stesso prezzo di uno che lo fa di 10.000, quello di 1 milione ha la priorità. Quindi, se volete fare delle offertine piccole, attenzione perché gli altri vi scavalcano a parità di prezzo. Questo è ciò che occorre sapere. Per il resto, io vi lascio, guardate, vi faccio un bel copia e incolla di questo link
qua, tac, eccovelo, che così potete andarvi a vedere la guida passo passo. Non è difficile, cioè è un po', come dire, da capire la piattaforma Mesa, perché bisogna collegarci il cioè non è un exchange di quelli che conosciamo tutti, c'è da mettere un'offerta tramite direttamente il proprio wallet, quindi è una sorta di DEX. L'importante è capire che qui io vado a mettere quanti MUSD voglio utilizzare, che ne so, ne ho 500, scrivo 500, quelli che ho, ecco, e qua sotto limit price vado a mettere il prezzo a cui io voglio acquistare MTA, quindi se voglio, se sono disposto a pagarli un dollaro l'uno, qui metto 1, se voglio pagarli 15 centesimi l'uno, metto 0,15 e così via, e poi vado a fare submit limit order. Order starts as soon as possible, expires never, ok? Quindi in questo modo non scade mai l'ordine, va tirato via manualmente se lo si vuole annullare, altrimenti si può mettere la scadenza in minuti dell'ordine, ok? Si aggiorna ogni 5 minuti, Mesa funziona così a batch, a lotti, diciamo, e ogni 5 minuti appunto viene refreshato l'order book. Che dire, basta, questo è quanto. Io vi dico la verità, a me non è che piaccia da impazzire questo metodo, e quindi io non credo che parteciperò domani. Mi immagino che ci sia un po' di bagarre, un po' di casino, e soprattutto diventa veramente difficile strapparlo a prezzi convenienti. Finita l'asta su Mesa, ci sarà poi il pool su Balancer, attenzione, perché fondamentalmente questa asta iniziale servirà a creare un prezzo, ok? Va a definire un prezzo, un prezzo di mercato. È una vera e propria price discovery, è un po' innovativo come metodo di ICO, non è che ti dice te lo vendo a X, ma fate voi il prezzo, quanto siete disposti a pagare sarà il prezzo di mercato. Terminati i 2,66 milioni di MTA su Mesa, partirà il pool su Balancer al prezzo deciso da Mesa, ok? Quindi si creerà un equilibrio domanda-offerta e si creerà un pool su Balancer, e questo sarà l'inizio del mercato per il token NTA. MTA, se ne vedranno delle belle e io sarò lì a guardare con tanto tanto interesse. Tra l'altro, parlando di MStable, ho letto oggi che sempre sul Twitter di MStable, che hanno annunciato una partnership con FTX, che sapete, insomma, io sto investendo in FTX perché mi piace chi c'è dietro, insomma, Alameda Research è uno dei gruppi principali nel trading di cripto, sono sul pezzissimo, cioè sono dei matti, cioè voi magari seguiteli anche su YouTube, andate a vedere un paio dei loro video, sono veramente dei matti, cioè è gente che sicuramente farà grandi cose, secondo me, e ho investito in FTT, è da tempo che ve lo dico per quello, e loro hanno investito in MStable pesantemente, tra l'altro, secondo me vogliono mettere le mani parecchio nel mondo SeFi e DeFi. Tra l'altro, se voi andate a vedere su Compound, me lo facevano notare oggi gli amici su Discord, nella governance gli Alameda stessi hanno una grossa fetta di voting weight, quindi di potere di voto, hanno tantissimi comp anche loro. Poi tra l'altro avevano, eccoli qua, guardate, sono decimi nella leaderboard, hanno quasi 100.000 in voting weight, quindi non poco. Tra l'altro hanno fatto tantissime proposte, insomma stanno diventando un po' delle balene del mondo DeFi, sarà interessante vederne lo sviluppo. Il fatto che vogliono fare partnership, vogliono lavorare con MStable, mi fa ben sperare nel progetto. Io tra l'altro nella mia ultima asset allocation se avete visto il video dei miei investimenti di luglio, ho allocato una fetta dei miei fondi liquidi, insomma in rendita passiva, in DeFi, proprio in MStable, perché è uno dei progetti che mi piace di più, e ne ho parlato tra l'altro anche in un video proprio dedicato alla DeFi. Tuttavia non volevo perdermi e divagare troppo, perché sto ancora rispondendo alle vostre domande, quindi ritorno con i piedi per terra. Spero di avervi spiegato, se avete altri dubbi, così domande specifiche, fatemele, perché insomma ne parliamo, ok? Allora, buonasera amici cripto investitori, mi fai morire quando lo dici, e ormai è una frase la nostra formula di ingresso. Ciao, ma IOTA è morta? Ma più o meno, non se ne parla più granché, insomma, la classica coin, no, da hype, che se ne parlava in quel periodo, no, in cui andavano tanto di moda le ICO, le altcoins, tutte le partnership nuove delle altcoins facevano pompare il prezzo.
Millesima live in diretta, minimo 3000 shitcoin. Sì, tu pretendi sempre. No, 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 adesso devi aspettare. Devi indovinare le ambulanze. Pensavo che era oggi l'uscita di Amestable. Sì, perché in realtà ci sono stati un po' di disguidi. La volevano fare oggi, poi l'hanno modificata. In realtà, in primis, la volevano fare il 15 di luglio. Poi l'avevano spostata in avanti, poi l'hanno rispostata ancora. Il motivo è fondamentalmente per incasinare i bot, per evitare che i bot facciano quello che è accaduto con BZRX, che in sostanza un bot ha acquistato tutte, ha biddato, ha messo una domanda per tutte le coin e poi ha spammato Ethereum di transazioni in modo da impedire a tutti gli altri di acquistarle, e così facendo ha alzato tantissimo il prezzo, poi l'ha dumpato a mercato su Poloniex mi pare, e si è creato veramente una pessima dinamica del prezzo, un pump and dump proprio al giorno 1, e quindi ecco, MTA voleva evitare e ha fatto tutto questo giro con questo esatto scopo. Pronostico 2 ambulanze, via, il 2 vedo che è il più quotato, eh? Allora, dopo averti seguito per mesi sul tubo, oggi prima live, sei un grande, continua così. Angelo, benvenuto qua su Twitch, spero che ti piacerà anche la live e che avrai qualcosa da chiedere, perché no? Sondaggione su che cosa? Ci sono dall'inizio, grandissimo, ti seguo dal bordo piscina delle vacanze, un po' ti invidio, ti dico la verità, sto rosicando parecchio. Support dipendente, esatto, ormai io, cioè, tra l'altro io sono molesto veramente ai massimi con i support, perché anche oggi che mi dicono aspetto una risposta, io gli avrò scritto 6 volte in 2 ore, io bombardo finché non ottengo risposta, mi odieranno e vabbè. È possibile mettere più ordini limit buy, ovviamente a prezzi diversi, se intendi per mesa assolutamente sì, che poi quello di Amazon è uno dei migliori di support, sì è vero, infatti mi hanno richiamato, mi hanno telefonato, per quello non posso dire assolutamente nulla. Polo giallo splendente, eccolo, stop loss, è lui l'analizzatore dell'outfit, analisi tecnica outfit. Polo giallo splendente, Bitcoin è il nuovo oro, ha raggiunto la stabilità di prezzo del metallo giallo, potrebbe essere, in effetti tutti si lamentano che adesso non è più volatile, è noioso, eccetera eccetera eccetera, chi lo sa. I video sul trading automatico su YouTube, c'è più speranza? Guarda, oggi ieri abbiamo compiuto un mese dal giorno in cui YouTube me li ha rimossi e io continuo a bombardare, io bombardo su Twitter, su via mail, in chat, io li bombardo finché non dicono ragazzi vi prego ridategli sti benedetti video che non ne posso più di sentire quello lì, basta, questa è la mia arma segreta. Finalmente ti becco, seconda sudatissima live, mi merito una shitcoin, ma sì dai, te la meriti tutta, aspettavo l'analisi della maglietta, poi probabilmente stacco, ma come, no dai, adesso te lo guardi tutto, eh. Tanto il capo sei tu, che te frega. La mia domanda da tempo è, come fai ad avere i volumi in orizzontale a destra? Perché non ci riesco anche essendo un utente pro. Ma in verità, cioè, è il volume profile, non sono i volumi. Cioè, se tu sei un utente pro, con indicatori, profilo volume, intervallo visibile, lo clicchi e te lo fa vedere. Questo è il volume profile, semplicemente. Dov'è? Allora, ciao Luca, quando acquisto un future a scadenza, posso venderlo prima di farlo arrivare al termine? Assolutamente sì. Un future scade a una certa data, il che significa che alla data di scadenza ti viene dato il sottostante. Cioè se tu hai un future che ha come sottostante un bitcoin, alla scadenza tu avrai un bitcoin o il suo controvalore. Se tu lo vuoi vendere prima, nessuno te lo impedisce. Anzi, se tu aspetti fino a scadenza, a volte c'è una cosiddetta settlement fee, quindi tu paghi una piccola commissione sulla maturazione del future, quindi forse conviene anche non attendere fino alla scadenza. Grande Barabba che si è abbonato per 2 mesi di fila con Twitch Prime, grandissimo, sei il numero uno, grazie per il tuo supporto. Madonna come sono gasato, riguardo alle ambulanze potremmo creare una coin che mima una a una le quantità di ambulanze in circolazione vicino a casa tua, la chiameremo Nino Coin, CZ la lista subito, voi siete veramente fuori di testa. Non sono riuscito a piazzare offerte su Mesa per MTA, potresti spiegarci come hai fatto e di cosa parli quando parli di UI? Ma la UI è la...
come si chiama, la user interface, quindi la grafica è la UI. Per, come ho fatto vedere prima, tu per mettere delle offerte fai così, hai tempo tranquillo fino a domani, non ti corre dietro nessuno, domani poi inizierà l'asta, quindi immagino che l'order book sarà un po' più dinamico. Ciao Prima Live, grandissimo, benvenuto anche a te. Ieri ho aperto anche un long su BNB. Che idea hai come exit strategy? Guarda, exit strategy è sia lo stop loss che ho messo sotto i minimi, oppure sono trend follower, quindi fondamentalmente andrò a spostare il mio stop loss sotto i nuovi minimi che si formeranno dopo, chiaramente, che fa un massimo più alto, quindi ad ogni higher high io sposto lo stop all'higher low, questo è importante, e così facendo seguo un po' il trend, altrimenti se si andrà a formare un setup short sul time frame giornaliero, quindi che ne so, un lower high, lower low, una lateralizzazione che poi rompe ribasso, in quel caso lì chiuderò la posizione, ma è una posizione pensata abbastanza come medio periodo, ok? Infatti lo stop loss è largo, è tutto un discorso abbastanza, cioè speculativo, ma non da dire che dura pochi giorni. L'idea è farla durare un po' in vista comunque delle novità in arrivo di Binance, anche la carta, cioè è messo molto bene, si sa che poi Binance è come, non dico è come acquistare le azioni Google, però è l'azienda di riferimento nel mondo delle cripto, ha liquidità, tutta un business model che funziona, il token pure, perché ha use cases a iosa veramente, e inoltre graficamente, che poi è quello che ha triggerato la mia posizione, graficamente è ben messa, è una posizione anticipatrice, però ha rotto a ribasso e poi ha riconquistato un livello importante. Tra poco ne parliamo quando vediamo poi i grafici stessi. Vado long, Luca il ciuffo rialzista. Ultimamente ho i capelli fuori controllo, mamma mia, non ho più tempo neanche per tagliarmi i capelli. Secondo te quale coppia di alta è meglio tradare, contro BTC o contro USDT? Quali le principali differenze? Solitamente opero contro BTC, però vorrei meglio capire come operare contro USDT. Perdona per la domanda probabilmente banale, un saluto. Guarda, innanzitutto non è affatto una domanda banale e è una delle domande più frequenti che è giusto fare e porsi, perché è importantissimo. Io ti dico, io opero in altcoins soltanto su Bitcoin, a parte ovviamente quando faccio acquisti accumulativi e quando vado a gestire un portafoglio del tipo voglio il 2% di FTT, lo vado a vedere come controvalore in dollari, perché comunque appunto il mio portafoglio lo calcolo in dollari, chiaramente. Quando invece vado a fare un trade speculativo, io vado a operare sulle coppie alt Bitcoin, infatti alloco la percentuale di Bitcoin al trading proprio perché la utilizzo per speculare banalmente, con lo scopo di accumulare più Bitcoin. Questo è il primo discorso, ma non è l'unico, perché in realtà le coppie alt BTC io le vedo che si comportano meglio da un punto di vista grafico, nel senso che sono più pulite, hanno degli andamenti più puliti rispetto a quelli in USDT, perché filtrano via, diciamo così, la volatilità di Bitcoin. Se tu vai ad aprire una posizione alt USD, spesso e volentieri quando Bitcoin flutta e oscilla molto si hanno degli strappi disumani, quindi diventa un po' complicato andare a mettere bene gli stop loss, diventa complicato analizzarne il trend, perché ti può sembrare che è in uptrend un altcoin, però in realtà è tutto merito di Bitcoin che è molto in uptrend e l'altcoin è in downtrend rispetto a Bitcoin, e di conseguenza ti fai un'idea sbagliata. Io personalmente preferisco quello. Chiaramente non è una legge. Se uno vuole fare semplicemente trading in USDT, in stablecoin, e andare a operare per aumentare la quantità di USDT che detiene, che possiede, quindi per rimanere neutrale al mercato a meno di questi ingressi e uscite sulle coin, non glielo vieta nessuno. L'analisi è la medesima, chiaramente ci sarà un maggior grado di volatilità proprio a causa dell'ingresso del fattore Bitcoin dollaro dentro, ovviamente al movimento stesso. E questo è un po' il discorso. Io ho sempre una domanda fissa, mi avete evitato, ora puoi guardare BTCV, ma che cos'è? Io non so che cos'è BTCV, cos'è la volatilità? No. Buonasera a tutti, non mi arriva la notifica, caspita, ma mi spiace sta storia delle notifiche, non sei l'unica tra l'altro, ma come mai? Come mai? Tra l'altro mi avete detto anche che le avete attive, io oggi ho controllato tra l'altro nelle impostazioni, ho visto che ce l'ho flaggato, invia la notifica, strano.
Ciao Luke, è importante BTC Dominance come dato rispetto a quanto fosse rilevante prima? Assolutamente sì. E cosa ne pensi della filosofia vai sempre contro il mercato per vincere? Un amico la applica spesso e i risultati ci sono. Guarda, io credo che... non sposo quella filosofia. Anzi, secondo me è una ricetta per la rovina andare contro il mercato, proprio perché per le notifiche sarebbe meglio un canale Telegram. Infatti la mando sul canale Telegram, la scillo sempre. No, dicevo, andare contro il mercato è veramente rischioso, anzi, cioè bisogna seguirlo, nel senso che se c'è una certa struttura, bearish o bullish che sia, conviene moltissimo insomma cercare la posizione nella medesima direzione. Io di solito banalmente quello che faccio è analizzare la struttura cosiddetta high time frame, quindi guardo il settimanale, guardo supporti e resistenze, se si fanno higher lows o lower highs, lower lows, e in base a quello vado poi ad aprire una posizione sul low time frame, che può essere il giornaliero, e vado a prendere la price action da lì e vado appunto ad aprire la posizione. Chiaramente non sempre, ad esempio su BNB io ho aperto una posizione che per qualcuno potrebbe risultare contro trend, o io la chiamo anticipatrice, perché comunque non è che ho cercato di acquistare a caso in basso, ma si è già concluso un pattern di possibile inversione. Tuttavia il mio consiglio è cioè quello che faccio io e che vedo dai numeri che poi funziona meglio, è per quanto possibile di seguire il mercato e non andargli contro, perché più si opera contro trend, più il rischio rendimento magari è alto, però la win rate si abbassa drasticamente. Di solito funziona un po' così. Possiamo fare un foglio Excel dove raccogliere tutti i pronostici per l'ambulanza? Vediamo di razionalizzare il tutto. Facciamo il trading journal e non scriviamo due righe per le scommesse. Fantastico, la prossima volta vi giuro che lo facciamo, dove mi date anche i vostri address e facciamo anche un giveaway su questo. Intanto seguo come posso da app Twitch su smartphone, questa sera con calma rivedrò dal tubo. Ma guarda, non funziona male l'app da smartphone, ho visto che insomma è carina, la uso anch'io ogni tanto per guardarmi qualche stream. Sono appena arrivato, grandissimo, benvenuto anche a te. A che ora mettere offerta domani? Parli di MTA? Dunque, mi pare che l'ho guardato prima, inizia alle ore 16 ora italiana, quindi magari un po' prima è meglio, ecco, di sicuro, da non arrivare per ultimi, che poi è già bella, come dire, bella popolata l'asta. Ciao Luca, oggi manchi di energie. No, come? Ma cosa mi dici? Manco di energie, sono pure giallo. Dopo diamo un'occhiata a OGN BTC? Grazie sempre, assolutamente sì, certo, ci andiamo a dare un'occhiata. Ecco, adesso mi è saltata la chat, mi è ritornata all'inizio, ma mi è impazzito il computer. Allora, vediamo dove ero arrivato. Mannaggia. Devo scorrere un po' giù la chat, abbiate pazienza. Eccoci qua, siamo tornati. Grande per il link, ci sono uscita di testa. Eh sì, in effetti non è proprio facilissimo da capire, però che in verità anche il link, cioè, lì, c'è da smanettarci un po' dentro, da provare, però una volta che lo si vede è abbastanza, diciamo, abbastanza intuitivo. Ciao Luca, ti volevo chiedere su che sito guardi la percentuale staking di ogni singola valuta. Allora, io avevo visto, se non ricordo male, era stakingrewards.com, vediamo se è lui, ditemi di sì, eccolo, è lui, vedete, total staked, penso, cioè adesso poi nessuno mi dice che siano dati giusti, magari sono cavolate sparate a caso, però io lo guardavo qua di solito. Per quanto riguarda lo staking è un sito carino, fatto abbastanza bene, e facciamo che vi lascio il link anche a questo, ritorniamo qua, che sennò poi c'ho lo sfondo bianco e non si vede un tubazzo. Ci siamo, tac, eccovelo qui. Allora, dove eravamo rimasti? Eccoci qua. Interessante, il prezzo può solo salire. E c'è da vedere, perché insomma non è, è sottile, è una novità, non l'ho mai vista io una cosa del genere, quindi non lo darei per scontato. Ciao Luke, ma per operare in leva devo usare il margin trading, quindi chiedo in prestito delle coin. Gli interessi Binance li calcola al momento della richiesta di prestito e non quando viene fillato l'ordine, giusto? Allora, il margin trading funziona così, funziona che tu prendi in prestito delle coin da un altro per andare ad aprire posizioni in leva. Esempio, tu vuoi andare long in leva su Bitcoin, prendi in prestito Tether da qualcuno, apri una posizione in leva perché tu hai
100, prendi in prestito 200, leva 3 per e poi acquisti più bitcoin, li rivendi più in alto, restituisci il prestito, tieni la differenza di profitto. Bellissimo, finché non perdi, ovviamente, che allora ti amplifichi le perdite, vieni liquidato e insomma tiri due pugni contro il muro e restituisci il prestito e non ti rimane più niente. No, scherzi a parte. L'interesse sul prestito dipende anche lì da domanda e offerta, ok? Quindi se c'è esuberanza di offerta di Tether, cioè tutti prestano Tether perché nessuno se li vuole tenere lì, tutti ci vogliono maturare interessi, c'è abbondanza quindi di offerta di Tether, chiaramente i tassi scenderanno. Se la domanda diventa gigantesca di Tether, i tassi si alzeranno. Immaginati una sorta di order book, ok? Domanda e offerta sul tasso di interesse, ognuno chiede il suo e chiaramente lo fa l'exchange per te, perché su Bitfinex ad esempio c'è proprio l'order book dei tassi di interesse. Su Binance ad esempio invece è l'exchange che calcola una sorta di ottimo e lo fa per te. Cerca di incrociare appunto domanda e offerta. Al crescere della domanda sale il tasso, al crescere dell'offerta, al decrescere della domanda scende. Tuttavia io ti dico la verità, se puoi evitare di fare margin trading è meglio, perché col margin trading tu paghi un tasso di interesse giornaliero che potrebbe essere un po' rognosa come cosa, perché tra l'altro devi fare prima il prestito, poi aprire la posizione, sul prestito pagare il tasso di interesse giornaliero, che a volte insomma diventa anche, non dico alto perché non è, cioè raramente supera lo 0,0 qualcosa per cento al giorno, però insomma secondo me il metodo più snello per andare a operare in leva è utilizzare i future o i perpetual. Ideale se vuoi aprire una posizione più duratura i future, perché non hanno il funding. Sul perpetual c'è il funding ogni 8 ore, ogni ora, dipende dall'exchange, che fa un po' di, cioè introduce una variabile difficilmente prevedibile che magari diventa una fee, magari lo incassi tu, però insomma non è prevedibile. Quindi io ad esempio per gli short di copertura uso i future assolutamente, proprio perché non c'è il funding che mi incide sulla performance dello stesso. Tra l'altro col future, col perpetual, se hai una posizione invece di breve iperspeculativa, il perpetual tutta la vita chiaramente, perché è ancorato al prezzo del sottostante, il future può divergere, quindi il future è meglio per copertura appunto di lungo termine. Dicevo, hai delle leve più alte, hai delle fees più basse, non hai il prestito da pagare ogni giorno, non hai da rendere il prestito, insomma è molto molto più snello. Ci sono degli exchange tra l'altro che ti permettono di usare Bitcoin come collaterale, ad esempio BitMEX, Bybit eccetera, Ethereum come collaterale, Bybit credo sia l'unico che ti permette, USDT e altri come collaterale, c'è FTX, c'è Binance Futures che è quello con le fees più basse in assoluto tra l'altro, perché se non ricordo male io ho migrato ultimamente la mia operatività su Binance Futures proprio perché ho confrontato le fees, ho visto che lì sono drasticamente più basse, mi pare che sia lo 0,04% circa per il taker, tra l'altro per l'ordine a mercato, e inoltre si può avere uno sconto del 10% inserendo un codice che è sconto 10, che è un ref code, e quindi insomma si abbassano allo 0,03 qualcosa. Sono le più basse in assoluto, BitMEX è 0,075, Bybit anche, insomma. Io uso Binance Futures e questo per dire che, insomma, convengono i futures rispetto al margin trading, secondo me. Ma su Mesa alla fine si comprano se si becca il giusto prezzo? Se offri abbastanza si comprano, cioè lui vende a partire dalle offerte più alte, poi si va a ribasso, a un'asta al ribasso. Prima arriva primo chi offre di più, chiaramente col rischio poi di pagarlo troppo, perché poi quando verrà listato sugli exchange c'è tutt'altra liquidità, questo sarà solo un esperimento iniziale chiaramente, quindi dubito che verrà listato a 5 dollari, a 6 dollari, però ovviamente loro sono sicuri di comprarlo. È un po' questo il discorso curioso di questa asta, è un esperimento. Non so se ne hai già parlato, cosa ne pensi delle truffe con le criptovalute sui profili Twitter e canali YouTube? Guarda, ce l'avevo giusto lì dietro e parliamone visto che è saltato fuori. Cos'è successo? Cos'era il 15 di luglio, mi pare, l'altro ieri, quindi, è stato perpetrato un hack verso Twitter, contro Twitter. Fondamentalmente qualcuno ha preso possesso di molti account Twitter di persone rilevanti, sia del mondo cripto, quindi influencer cripto, di CZ, imprenditori, aziende tipo anche Coinbase, Binance, tutti loro, Justin Sun che è tra
allora le scillate non poteva mancare, ma non solo, perché addirittura Jeff Bezos, Obama è stato preso, Bill Gates, insomma tutte persone molto importanti con molti follower, gli è stato preso in possesso dell'account e sono stati twittati degli scam, quei classici, no? Manda uno, ti rimando due, eccetera, 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 quelli che proliferano anche su YouTube, proliferano un po' dappertutto, tra l'altro ultimamente su YouTube sono addirittura pubblicizzati con Google Ads, io non lo so, mi hanno buttato giù 3 mesi di video a me e poi mi vanno a pubblicizzare anche sui miei video, tra l'altro li ho visti, sti scammoni qui che fanno i falsi giveaway, io non so veramente più cosa dire, cioè vi dovete ripigliare un po', mi sa, in YouTube. E fondamentalmente, cioè, le cripto hanno fatto l'ennesima figuraccia, anche se non c'entrano una mazza, perché poi la stampa ovviamente ha iniziato a dire Bitcoin scam, cryptocurrencies scam, mettendo in secondo piano il fatto che non è stata una truffa legata alle cripto, causata dalle cripto, hanno chiesto pagamenti in cripto, perché ovviamente è il metodo più semplice, ma non c'entrano nulla, cioè è stato hackerato Twitter, non le cripto. Quindi anche lì, come al solito, poi è difficile spiegarlo dopo, soprattutto a un pubblico poco che non conosce bene il mondo delle cripto stesse, e ovviamente, cioè, si saltano fuori dei commenti tipo questo che dicono non ci dovevamo preoccupare di queste cose se le cripto fossero state illegali, e questo purtroppo a me fa un po' cadere le braccia, perché fa capire che molti non hanno chiaro che cosa significa, cioè non c'entra, gli hacker trovano sempre i modi, potevano, come quando ad esempio a me è stato rubato l'account, mi è stato chiesto un riscatto, insomma ci sono sempre dei metodi di aggiro, raggiro, e soprattutto potevano fare dei danni molto più grossi, immaginatevi se utilizzavano i profili, per dire una cosa che non c'entra niente con le cripto, supponiamo, rubavano il profilo a Elon Musk, twittavano qualcosa, che tra l'altro l'hanno fatto, uno di quelli era Elon Musk, twittavano qualcosa sul prezzo dell'azione, lo facevano pompare o dampare, loro facevano insider trading senza cripto in mezzo, quindi anche lì non bisogna lamentarsi sulle cripto, bisogna piuttosto magari farsi due domande, dire caspita, ma è normale che una piattaforma centralizzata e vulnerabile abbia così tanto potere accentrato in essa? Immaginatevi se twittavano, che ne so, con i profili di persone come Trump, come i presidenti, delle cose politiche scomode, cioè immaginatevi le conseguenze che ci potrebbero essere state, altro che criptovalute, altro che rubare qualche bitcoin in giro, cioè veramente il problema non sono sulle cripto, sono sullo strapotere delle piattaforme centralizzate, bisogna riflettere secondo me su questo. Io spero che, e invito tutti voi magari a ricordare a chi vi viene a dire hai visto la truffa con i bitcoin, sono una truffa, hai visto su Twitter, sì, spiegateli, ma guarda che non c'entrano i bitcoin, è stato Twitter, la falla era in Twitter, ok? E poi vabbè, lasciamo perdere, perché sono sempre un po' i soliti discorsi, che dire. La Fed salverà BTC? Ma ho i miei dubbi, qualcosa mi dice che non ha molto interesse a salvare BTC. Dai, fatemi sparare ambulanza 57 minuti, guarda che ci siamo quasi, non ne è passata neanche una, tra l'altro. Un'ora e 17 minuti di live, l'ambulanza, mamma mia, poi quando passa devo andare a cercare dappertutto i vostri tempi, le vostre previsioni. Quindi bisogna essere pronti su Balancer e cercare di prenderlo il prima possibile se non si riesce su Mesa. Ho letto che Balancer è stato hackerato 2 volte, che i pool non sono così sicuri. Guarda, Balancer è nuovo, ma in realtà anche lì sul hack di Balancer era un problema legato ad alcune specifiche categorie di token. Non mi ricordo qual era. Però insomma sì, è vero, cioè non è sicuro al 100%, è una piattaforma nuova, così come nel mondo DeFi non è esente da rischio, anzi c'è rischio. Come mai sei holder di BTC? Cosa ti convince dell'asset e come lo vedi a lungo termine? Gran bella domanda, ogni tanto ci vuole anche ricordare questo. Allora, beh, io ovviamente credo in BTC come asset diverso dagli altri, quindi semplicemente per una questione di diversificazione di portafoglio, che sia al di fuori magari dei classici stocks, commodities, cash, eccetera, eccetera. Mi fa piacere appunto detenere BTC per diversificare, assumendomi una posizione a maggior rischio e maggior rendimento.
rendimento, quindi è per dare un profilo di rischio ben definito al mio portafoglio, ok? Avevamo parlato in una puntata di Trading Consapevole della piramidazione del rischio, ok? Bitcoin è un po' la punta, Bitcoin e le cripto sono la punta della mia piramide, che è una punta bella grossa, perché in percentuale pesa abbastanza. Poi, per quanto riguarda i fondamentali, io credo che, insomma, siamo di fronte a un qualcosa che non abbiamo mai visto, quindi è un asset che ha un potenziale immenso, è un sistema aperto, è sicuro, in grado di gestire transazioni, in grado di gestire un sistema finanziario, stanno nascendo applicazioni di ogni tipo sulle cripto, su Bitcoin, su Ether, quindi io lo vedo come un qualcosa che ha un futuro, è nato dal nulla, è diventato un qualcosa di conosciuti in tutto il mondo ai più alti livelli, discusso, dibattuto dagli enti finanziari, dai presidenti, insomma abbiamo davanti un fenomeno mondiale che è nato dal basso, e questa è una cosa affascinante. E che dire, è un asset che secondo me, per quanto io penso, avrà un futuro, avrà un grande futuro e tutto da scoprire. Cioè adesso non si può neanche immaginare quello che potrebbe diventare Bitcoin in futuro. Ce lo immaginiamo come un qualcosa con cui comprare cose, ma in realtà non è niente di tutto ciò. È un sistema, un protocollo sul quale si può costruire veramente dei sistemi economici, una cosa mai vista, senza intermediari, decentralizzato e tutto quanto. Quindi da quel punto, dal punto di vista fondamentale, mi affascina per questo motivo. Poi dal punto di vista dell'andamento stesso, è in uptrend sul lungo periodo e quindi lo holdo anche per quello. Diversificazione di portafoglio, perché appunto mi permette di assumermi una posizione diversificata dagli asset tradizionali con un profilo rischio rendimento che mi soddisfa assai. Questo è un po' il discorso. Ma BitTorrent non doveva pompare i massimi? Ma perché mai? Perché mai? Cos'è Justin Sun che l'ha scillato? Oddio, ancora mi è saltata la chat. Allora, eccoti qua. L'ultima live ho quasi preso l'ambulanza, ma gli hai anche detto che mi droppavi shitcoin, ma era un inganno. No, te le ho droppate, non è andato. Devo rivedere assolutamente. Adesso mi correggo, promesso. Vedi di dare parola al popolo, altro che bombarda, soprattutto con YouTube, speriamo. Anche il support di AliExpress è efficientissimo. Sì, gli e-commerce effettivamente sono molto efficienti. Grande Crypto Rivista, un saluto agli amici di Crypto Rivista con cui sto collaborando un sacco, mi sto trovando veramente bene, sono pieni di iniziative fantastiche, seguiteli mi raccomando. Polo giallo secondo me è un ammonimento, cartellino giallo, occhio a BTC. Ecco, qua è stato invocato VeChain Holder. Che prezzo punti domani per MTA? Voglio vedere poi se... Eccolo, ha risposto, non credo di partecipare, adesso ci penso un po'. Vediamo. Ma oltre la chat qui su Twitch, quale altra chat stai guardando? Ma nessuna, in verità. Prima forse sono passato a Telegram, ma in realtà non la guardo tanto. Sei più entrato in RSR? Purtroppo no, infatti ti sto invidiando abbastanza, cara mia, ma io no, perché al momento è iperesteso e da politica personale non entro in coin iperestese. Nonostante RSR, cioè Reserve, è un progetto che per me è fantastico, cioè se va avanti da roadmap è un sure bet, insomma. Mi raccomando BNB e Stellar, certo, anche Stellar è da vedere. Tra l'altro siamo quasi 50 minuti, quindi è quasi ora di passare ai grafici. Allora mi faccio un'ultima digestione di domande. Peccato che in nessuna live ci sia stato un bel pump dump in diretta, sarebbe divertente. Purtroppo devo uscire, vedo il resto della live in differita su YouTube, buon proseguimento. E niente, dai, divertiti tu, esci un po', abbi una vita, al contrario di me che sono qui davanti a una webcam a parlare con persone dall'altra parte del mondo, persone virtuali, no scherzo. Ci vediamo sul tubo e buona serata. Cosa ne dici di Eiduma? Un progetto interessante anche quello, che dire, adesso c'è PNT, sono inseriti bene nel mondo DeFi, finora la roadmap l'hanno rispettata, vale la pena seguirlo, insomma. Personalmente non, da grafico non mi soddisfa più di tanto, quindi sono fuori, e come investimento neanche, cioè nel senso, sapete che sono estremamente selettivo, quindi anche lì non devo, ecco, dovrei iniziare a ragionare sull'allocazione di una fettina almeno del mio portafoglio nel mondo DeFi, ci penserò.
Mezz'ora di ritardo oggi a me è arrivata. Ah, mezz'ora di ritardo tu, però ti è arrivata la notifica. Mi fa molto piacere. Per le notifiche di Twitch, state attenti che non venga messo in stand-by sui dispositivi Android. Ah, boh, pure. ti tocco uno scambio di amorosi sensi con il support di Twitch. No, basta, dai. Basta, support. Non ne posso più. Ciao a tutti, è entrato ora. Hai già parlato di come è andata MTA? Non è ancora andata. Domani. Neanche a me non arriva notifica. Devo aspettare che pubblichi su Telegram link diretto. Ma in realtà io lo pubblico appena vado live. Quindi se mi seguite su Telegram sapete già che ve lo beccate. Che soddisfazione che sta dando Stellar. Sì, ha fatto un bel rimbalzo, adesso lo vediamo. Prima di Crypto Gateway non avevo un solo social, ora ho Twitch, Telegram e pure Discord. Per me ormai sei the king of spam, guarda, veramente mi lusinghi in questa maniera. Mi fa un sacco piacere comunque che ti sia prodigato così tanto per seguirmi. Mi dà davvero tanta soddisfazione, credimi. Dunque, vediamo qualche altra domandozza. In riferimento al cash and carry, ecco, questa potrebbe essere interessante. Potresti approfondire che cosa accade alla scadenza dei future, del future per i long e per gli short? Quali sono i rischi della strategia? È possibile sostituire l'acquisto del sottostante con il perpetual? Grazie mille. Allora, ti rispondo subito. Allora, alla scadenza quello che accade è che il future va a sondaggio età media, scusa, ho visto la domanda lì, mi piace, tra poco lo faccio. Dicevo che alla scadenza del future, il future matura al prezzo del sottostante, quindi in sostanza se tu hai acquistato un future, tu ricevi il valore di Bitcoin, quindi ti ritrovi alla fine il controvalore, se eri long sul future, il controvalore del Bitcoin a quel giorno lì. Per quello il prezzo del future converge sul prezzo del sottostante, che è lo spot, attenzione, e non, cioè il perpetual in teoria dovrebbe essere uguale allo spot, ma non sempre è così. Quindi il discorso è questo, nel senso alla scadenza accade questo, ti ritrovi con un qualcosa che ha lo stesso valore del sottostante. Se tu sei short ovviamente lo paghi, tu magari l'hai venduto, quindi hai ricevuto una sorta di premium e alla fine paghi il prezzo del sottostante, ti tieni la differenza, quindi se hai shortato più in alto, bella per te, se hai shortato più in basso ci perdi. E è un po' come dire, immaginati, tu chiudi la tua posizione con lo stesso prezzo del sottostante, per essere il più chiaro possibile. I rischi della strategia che ci sono quelli di andare, come si suol dire, overleveraged. Sì, capito? Quindi utilizzare una leva troppo alta. Perché? Perché se poi ci sono strappi eccessivi, si rischia di venire liquidati. Però se tu utilizzi una leva 1 per, banalmente, tu hai un Bitcoin spot, shorti un future, non ci sono particolari rischi, mi sento di dire, a meno dei rischi legati alla piattaforma stessa, ok? Questo è un po' il discorso, perché alla fine il future matura al prezzo del sottostante. È vero, tu vincoli del gran capitale, perché vincoli il valore di un Bitcoin più un Bitcoin per shortarlo, quindi 2 Bitcoin, per avere un rendimento che può essere moderato, se non usi leva, cioè moderato nel senso non tanto alto, e quindi quello è un po' il contro, cioè il cosiddetto missed opportunities factor, quello che si chiama così nell'investimento, ovvero tu vincoli un capitale per avere un rendimento, però quel capitale lì lo potresti utilizzare per altro che magari ti dà un maggior rendimento. Questo è un po' il discorso. Tuttavia rischi di perdita, diciamo così, sono molto molto contenuti. È possibile sostituire l'acquisto del sottostante con il perpetual? Allora il mio consiglio è no, assolutamente no, perché nel perpetual c'è il funding e quindi va incontro a una variabile in più che non riesci a controllare. Se ti trovi in una situazione in cui il perpetual è sempre sovrapprezzato o sottoprezzato, va a finire che per una certa serie di funding tu ce l'hai positivo o negativo e ti impatta poi sul rendimento della posizione e rischia di oscurarti poi il guadagno derivato dal cash and carry. Quindi la mia risposta su questo è no. Oggi Binance ha listato il gas di Vette, ovvero VTOR, verissimo, era davvero prevedibile, ma sono stato indeciso negli scorsi mesi. Peccato, guadagno facile. Tra l'altro è vero, tu ne parlavi molto di Vette. Da oggi non lo sapevo, sì, l'ho vista oggi la notifica, è vero. Ho venduto tutti i VTOR che avevo accumulato, chissà quanti ne aveva il mitico Vicino Holder, sì, è vero, se steicavi.
non so se stai cavi. Con le opzioni si può creare una garanzia su BTC depositati su Nexo o simili piattaforme? Oddio, in che senso? Cioè sull'oscillazione del prezzo, dici? Forse non ho capito. Cioè, se tu intendi per coprirti da eventuali ribassi, allora magari è più comodo uno short su un future, mi viene da dire. Con le opzioni, ecco, non vi ho più parlato della covered call, che è una bella garanzia, tra virgolette, di cui parleremo a breve. Facciamo così, lo preparo. Sì, ma bisognava acquistarne a pacchi, era prevedibile il listing dopo ANG, TFU e le compagnie. Sì, in effetti è vero. Ma un tutorial per fare staking sulle migliori avresti voglia di farlo? Ma perché no? Non pensavo vi interessasse lo staking. Beh, bene. Allora adesso volevo fare anche il sondaggio sull'età, che mi era piaciuta l'idea. Riascolto sempre le tue live la mattina quando vado in bici, mi danno anche un time per il mio sport investing, quindi così sai che vai per un'ora e mezza. Mi fa veramente piacere, guarda, in stile podcast. Sono contento che vengano viste anche così, vengano ascoltate, ecco. Beh, spero di tenerti una piacevole compagnia. Non sarà gasante magari come un po' di metal o di musica che spinge, ma magari dai, l'effetto c'è. Su YouTube girava lo scam con un video di Vitalik Buterin, esatto, ad esempio. Credo che l'hack di Twitter sia davvero ridicolo. Uno che riesce a fare una cosa del genere mi sarei aspettato molto di più che il solito giveaway di cacca. Sì, è vero, impressionante quello. Poteva fare molto più danni, molti più danni. E in effetti sì, ha fatto... ha tenuto magari un basso profilo, non lo so. Vediamo. Hanno listato DOT da qualche parte, vero? Pensieri, idee? Sì, ecco, era un altro tema di cui volevo parlare oggi. Polkadot, che è una piattaforma molto interessante e sarà molto chiacchierata, è live, nel senso la piattaforma è live, ma attenzione, i token non sono ancora trasferibili, quindi prima di fiondarvi su Huobi, che è lui che ha listato il token DOT oggi, primo giorno, aspettate, perché appunto non sono trasferibili e quindi probabilmente il prezzo non è proprio il suo, secondo me, lasciatemi dire questo. Io eviterei al momento di fare trading su DOT, proprio perché è un mercato con poco senso. Considerate che appunto lo spostamento dei token sarà reso possibile più avanti, non c'è ancora una data, perché mancano appunto degli aggiornamenti sul protocollo di Polkadot. Al di là di questo, io consiglio di informarsi e studiare il protocollo Polkadot, perché è molto utilizzato già, c'è molto sviluppo, ci sono molti sviluppatori su di esso concentrati che stanno costruendo molte dApps, protocolli, interoperabilità varie. Insomma, poi si sposa bene col trend della DeFi e il trend dell'open finance, che sono un po', secondo me, quelli che ci guideranno per gli anni a venire. Quindi mi raccomando, occhi puntati su Polkadot, io ci farò un video, ve lo prometto, avete la mia parola. Per adesso io vi incentivo a non fare delle fiondate da dire lo compro perché è uscito oggi, perché ha fatto già tipo 4-5 per nel giro di pochissimo. Evitate, risparmiatevi questo azzardo, perché è un azzardo, e soprattutto state attenti se trovate in giro dei token DOT venduti a destra e a sinistra, perché c'è un rischio scam elevatissimo. Vi ricordo che i token DOT sono bloccati, ok? Non sono trasferibili, quindi chi vi dice ve li mando, ve li vendo, che state, lasciateglieli lì, ok? Solo Huobi ce li ha per adesso, ma che sicuramente non è un exchange fuffa e tutto quanto, però poi rimangono lì. Per quello è un mercato circoscritto, un mercato molto manipolato, che io eviterei di andarci a operare sopra. Allora. Fantastico, questa la leggo. Una curiosità che mi attanaglia: a sinistra una libreria, a destra un'altra, dietro un muro, davanti la finestra. Ma tu entri ed esci da una botola nel tetto. Sì, mi hai beccato. Questa è la mia bat caverna. In realtà io ho il telecomandino che fa arrivare un ascensore e alla fine salgo e scendo. No, scherzi a parte, questo diventerà il mio ufficio, spero il prima possibile, quando finalmente potrò dire che le cripto sono il mio unico lavoro
lavoro, anche perché non avrò più queste occhiaie, non dormirò più 5 ore a notte per stare dietro a tutte le varie cose. E per il momento, boh, ve lo faccio vedere senza troppi problemi, nel senso, qua c'è un'altra scrivania, c'è il tapis roulant, una porta, è un po' caustico come ambiente, è tutto bianco, perché è ancora da, insomma, devo pensarlo. Un giorno magari farò tipo l'home tour come fanno i vlogger americani, così potrò dire di essere davvero uno youtuber anch'io. E in ogni caso sì, è la mia bat caverna, il mio ecosistema questo, dove c'è solo ricircolo d'aria, una finestra, muri e la mia botola sul muro, no? Adesso ci darò un po' di colore, un po' di vita, perché al momento effettivamente è troppo, non lo so, è asettico quasi, tutto bianco così. Allora, basta, dai, andiamo avanti con i grafici, perché altrimenti vi sparate. Passiamo, vedete tutti che mi cominciano a dire guardiamo i grafici della serie, ma statene un po' zitto e facci vedere i grafici. Allora, prima però andiamo a fare il sondaggione, perché ve lo ho promesso. E dov'è? Qua, eccolo. Allora, licenza poetica, promettuto, ovviamente. Non datemi del caprone sgrammaticato. Dove sei? Qua, me lo dimentico sempre. Adesso devo aspettare un attimo, se no mi salta tutto. Gestisci sondaggio. Eccoci. Allora, voglio sapere quanti anni avete. Allora, quanti anni avete? Voglio vedere il pubblico cripto in che fascia di età si trova. Allora, 0-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50 più, vediamo, dite, visualizzi i risultati poi, menu a tendina sopra, sono proprio curioso, vediamo qual è la vostra età media, io lo so da YouTube, tra l'altro io ne ho proprio 30 spaccati, quindi non so manco cosa, voto 20-30 per fare il giovane che non sono ormai più. Vediamo, 20-30 per ora va per la maggiore. Votate, votate, mi raccomando, appena sui 20-30 ancora per poi. Io ho 85 anni, vice in holder che vieni dal futuro, come in Dark, sei quello del futuro che conosce già come andranno le varie shitcoin, quanto varranno. Allora, mentre voi votate, c'è anche qualche 50 più, ma che spettacolo, fantastico. Mi fa piacere che ci sia qualcuno anche della generazione precedente alla mia, se non siete dei bugiardi e state votando a casa. Allora, un po' di gente smart anche delle vecchie generazioni. Bitcoin, cominciamo subito con i grafici. Allora, eccoci qua. Bitcoin che anche lui ormai la volatilità se l'è scordata, non sa manco più che cos'è. Tuttavia, come vedete, insomma, sta tentando una mossa che potrebbe essere una mossa che, insomma, mette a disagio. Perché? Perché ultimamente si è formato questo triangolo che abbiamo evidenziato nell'ultimo live. Vedete che collega i low e collega gli high. Come li collega? Beh, in verità non neanche benissimo gli high, perché qua non è che li vada a toccare in maniera molto precisa, però i low sì. E siamo arrivati in un vertice che vedete è estremamente denso, perché poi tutte le candele si sono concentrate esattamente in questo punto. Sono andate a formare veramente una zona molto partecipata del mercato. In questi giorni si sta portando avanti un attacco alla parte bassa di questo triangolo, come vedete. Abbiamo dal punto di vista statico il nostro solito supporto 9250 che funge da, come dire, è un po' la nostra meridiana, ci fa capire se siamo sopra o sotto, il bias di brevissimo qual è. E per il momento la gravità spinge verso il basso, perché come vedete lo abbiamo abbandonato a ribasso. È un po' un polo di attrazione, come avete visto qui. E inoltre, abbandonandolo a ribasso, il primo target per ovvi motivi è proprio la linea di uptrend che stiamo attaccando. Si sta presentando domanda, quindi a confermarci che è un livello di prezzo abbastanza sentito, e vogliamo proprio vedere un po' come andranno le cose, quindi vincerà la domanda, vincerà l'offerta, in che direzione andremo, insomma vediamo un po' queste cose qua. La prima cosa che ce lo dice, quindi il primo indicatore di bias in un certo senso, è come chiudiamo le prossime candele giornaliere, perché le andremo a chiudere definitivamente qua sotto, quindi la lotta domanda-offerta terminerà a favore dell'offerta e scenderemo, abbandoneremo l'uptrend line, oppure la domanda inizierà a intensificarsi e ci riporterà dentro. Tra l'altro ormai siamo vicinissimi alla punta di questo triangolo, quindi
Che dire, è importante la risoluzione di questo diverbio domanda-offerta. Poi, come sapete, le trend line, le linee diagonali non mi risolvono mai, non mi creano mai una posizione, non vado mai ad aprire posizioni su di esse, però mi danno un bias. Ne abbiamo parlato anche riguardo al Forex, che magari poi facciamo una piccola parentesi, perché parlando proprio di trend line vi posso mostrare un esempio concreto di una posizione basata su di esse. E cioè col bias basato su di esse e la price action invece e la posizione sulla price action su un time frame più breve. E quello che vi volevo dire è che, guardate, abbiamo avuto un setup abbastanza curioso, ovvero il cosiddetto triplo sweep. Lo sweep che cos'è? È l'attacco a un low che si è creato precedentemente, come ad esempio questo oppure questo, e andare a spazzolare liquidità sotto a quel livello stesso e poi vedere la reazione, ok? Lo sweep per definizione significa che io vado a sweepare, per l'appunto, vado a spazzolare liquidità e poi ritorno sopra, quindi questo ad esempio è uno sweep ed è un segno di domanda solitamente. Ovviamente se fosse stato uno sweep dall'alto era un segno di offerta, come ad esempio è stato questo, come ad esempio è stato questo, anche se con tempistiche un po' più lunghe. Nei casi degli sweep non si considera, attenzione, la chiusura della candela, ma si considera la shadow, proprio perché la liquidità tende a concentrarsi sotto ai minimi o sopra ai massimi, shadow inclusa, ed è lì che poi si crea un po' di caos, diciamo così, un po' di spinta, un po' di movimento, proprio perché immaginatevi cosa accade lì, nel senso, io ho visto che questo è il minimo del prezzo raggiunto e poi c'è stata una respinta immediata, quindi questo livello qua di prezzo, questa puntina qua, caspita, diventa un riferimento per me che magari voglio mettere lo stop loss, per me trader sul brevissimo periodo, perché c'è anche chi opera sui 15 minuti, sui 5 minuti, eccetera, quindi magari apre posizioni andando a mettere lo stop loss riferito esattamente a quel piccolo spike lì, cosa che magari chi opera sul daily o su time frame più elevati non fa. Però c'è da dire che gli operatori su time frame più brevi sono quelli che poi innescano l'inizio dei movimenti, no? Gli iniziano a dare l'effetto palla di neve che poi eventualmente si propaga, e quindi la reazione che si ha a partire proprio dallo sweep, dall'attacco al minimo o al massimo, è proprio quello che è da considerare e da vedere. Nel senso, io vedo che ho un attacco ai minimi e poi subito respingo, è un classico setup long sul brevissimo, ok? Perché spesso, ad esempio, anche sul Forex lo sto utilizzando, se state seguendo il mio viaggio nel mondo del Forex, proprio perché appunto una cosa che si fa è andare a mettere, ad anticipare lo sweep, andando a mettere magari una posizione, immaginandoci di essere qua, supponete che non esiste il futuro, vado a mettere una posizione long con trigger appena sotto al minimo, proprio ipotizzando lo sweep, e poi vado a mettere lo stop loss poi sotto al punto dove andiamo a creare il nuovo minimo dopo, altrimenti se lo metto prima lo devo valutare in base allo storico, e quindi vado a creare un pool di liquidità involontariamente, e poi come lo faccio io lo fanno tanti altri. Quindi come si risolve lo sweep è importantissimo per capire quello, cioè la direzionalità effettiva netta del mercato in quel momento. Se lo sweep si risolve con riassorbimento, con sweep e riassorbimento, è un bel segno di domanda. Se si risolve invece con sweep e chiusura con un lower low, sweep e chiusura con predominanza di body, sweep e non riassorbimento, quindi magari addirittura non recupero il livello dei precedenti low che sono andato a sweepare, è il peggio che si possa immaginare. Che cos'è accaduto ieri e oggi per andare a concretizzare tutta questa teoria fumosa? È accaduto questo, è accaduto che abbiamo fatto ieri un altro sweep, il terzo, solitamente più sweep si fanno e più diventa importante la reazione, che si è concluso con predominanza di shadow, recupero dei due precedenti livelli appunto sweepati, tuttavia abbiamo un po' di segno di offerta dai body delle candele, perché come vedete qua abbiamo la perdita dei 9250 e la chiusura con due candele rosse consecutive, comunque con un lower low confermato rispetto ovviamente all'ultimo blocco.
Questo non vuol dire niente, perché per dire è bearish è ancora presto, perché come vedete qui abbiamo ancora degli higher lows e questo non fa eccezione, in quanto il lower low significherebbe andare quantomeno a violare i 9000, diciamo. Qua è 9050, qua c'è 9000, facciamo che tutta quest'area deve venire violata, ok? Attenzione, perché quest'area sotto di essa ha un altro enorme pool di liquidità, guardate quanti sweep sono stati fatti qui sotto, e quindi è un'area bella turbolenta sulla quale, a mio personalissimo parere, è gioco d'azzardo quasi andare a impostare posizioni, perché insomma, anche dire adesso abbiamo perso l'uptrend line, quindi il bias è ribassista, cerco lo short, è una cosa che ha senso se si opera veramente sul brevissimo, perché altrimenti davvero è difficile andare a posizionare lo stop loss, perché dove lo posizioni? Cioè non puoi posizionarlo qua perché c'è una zona di liquidità, ti viene sbranato vivo. Se lo posizioni qua sotto, anche lì probabilmente c'è un tentativo di sweep, potrebbe venire fatto se andiamo a toccare questi livelli. Se lo posizioni ancora più sotto hai già il range low, cioè veramente è difficile operare in un contesto di questo tipo, ed è il motivo per cui fondamentalmente nelle lateralizzazioni così durature si prosciugano i volumi, proprio perché non viene voglia di operare. Cioè guardate le ultime candele, hanno un body grosso così, delle shadow che vanno sopra e sotto a far saltare stop a destra e a sinistra, ti passa veramente la voglia di operare. Quindi operatività sì nel brevissimo, ma sul daily non ci sono veramente spunti. Infatti io non sto prendendo posizioni da 600 anni su Bitcoin, ho il mio long spot e il mio edge short per aprire posizioni. Ecco, magari potrebbe essere interessante la reazione con range low, quindi quando arriveremo davvero al range low, al di fuori di tutto quello che c'è in mezzo, quindi arrivare al range low, vedere che accade, se si fa addirittura uno sweep del range low, che reazione c'è, lì sì che caspita, vedremmo dei volumi secondo me, perché andare a fare uno sweep su un range low di un range che dura da mesi, se ne vedono delle belle. Insomma, l'open interest tra l'altro non mi ricordo adesso su che in che situazione si trova, ma mi pare che sia discretamente alto, si sta gonfiando da un po' di tempo, 700 e passa milioni, oserei dire di sì. Insomma, a partire dal drop vedete che abbiamo un'ascesa continua dell'open interest, è bello, l'elastico è bello teso. Insomma, vi ricordo che solitamente è 1 miliardo il livello, il punto di rottura, la massa critica dell'open interest, oltre la quale si iniziano a verificare degli strappi clamorosi prima o poi. Ritornando a noi, vi ho detto aprire posizioni dove, per quanto mi riguarda, allora approccio con range low, quindi vado a fare uno sweep e rientro, posizione long speculativa ci sta, vado a fare un rimbalzone, quindi gravito fin qui, si palesa domanda, ci sta, che significa failure swing, quindi anche lì una sorta di sweep, che significa andare a fare un engulfing rialzista, benissimo, con volumi e tutto quanto, significa andare a recuperare un livello perso, quindi ad esempio questo qua, se io vado giù range low e ritorno qua, setup long molto bello, in particolare se qua si forma una situazione puntiforme, e in particolare ancora se la situazione puntiforme è accompagnata da una shadow molto lunga. Vedete, sono tutte cose da tenere in considerazione, sembra banalità, vi potrei dire sì long sul rimbalzo del range low e voi mi direste sì grazie, ma come? L'operatività è tutt'altro che le parole al vento, bisogna andare a analizzare queste singole cose. Altrimenti perdita del range low, quindi iniziare a chiudere qua sotto, chiaramente si perde completamente il bias bullish e andrei a incrementare il mio short, perché ahimè la situazione sarebbe quella. Mentre se dovessimo andare a recuperare un po' di spinta rialzista, c'è più operatività anche sul daily, anche all'interno del range, a mio parere. Perché? Perché siamo più lontani dal range high, che è qua, che è il livello top, diciamo, il massimo del range, quindi il nostro target, il primo target, finché rimaniamo nel range per l'operatività daily, e soprattutto avremo questo bel high, che vedete è puntiforme, quindi ha questa caratteristica, ci abbiamo gravitato molto, è un lower high, quindi se lo rompiamo, banalmente, più vigore c'è nel romperlo, quindi se facciamo, per dire, oggi o domani, una candela sola che già lo rompe, è il massimo, è un setup long quello, assolutamente sì.
Break retest, il classico setup long, occhio in tal caso anche alla shadow, che potrebbe formare un entry area carina, e anche i 9500, perché no, che tra l'altro farebbero un tutt'uno di area, diciamo. E quindi higher high con contestuale apparizione di domanda, avremo il setup long con target 1, 2 e range high. Fondamentalmente potrebbe essere una prima operatività intra range, poi vabbè, non vi sto a ripetere quello che accade se rompiamo il range high, perché ne abbiamo già parlato troppo e non voglio alimentare false speranze fin tanto che non accadono le cose. Allora, su Bitcoin direi che è tutto, perché non ha senso diventare troppo prolissi. Andiamo a vedere le alts. Allora, le alts iniziano con Ether, la mia prima posizione long, che al momento, vedete, ha flesso, ha creato questo range, 1, l'ha rotto, poi ha creato quest'altro range, che è stato rotto a ribasso, e adesso ci troviamo dritti dritti in un pool di liquidità. Vediamo come reagiamo. Allora, non si sta comportando da pool di liquidità innanzitutto, perché ci stiamo gravitando dentro senza troppa reazione. Di solito i pool di liquidità causano subito una reazione, quindi forse non lo è più. Vediamo come si approccia al riattacco con questo livello 0,025, che è il range high del vecchio range per l'appunto, e nel caso appunto si formassero dei setup lì intorno potrebbe essere interessante seguirli. Io sono ancora long, vi dico la verità, e il mio stop loss per il momento è qui e non ho intenzione di portarlo sotto a questo livello, proprio perché se no sarebbe una posizione estremamente troppo stretta come stop loss. Per chi sta cercando magari un setup, appunto, c'è il solito discorso, cioè se ritorniamo dentro al range, ahimè sul breve è un setup short che vede come potenziale setup il retest di questo livello e target il range low, per esempio, e lo stop loss, per non metterlo qua sopra che farebbe un rischio rendimento tremendo, lo si potrebbe mettere sopra la candela di break. Quindi se la candela di oggi buca, stop loss sopra la candela di break, per andare a vedere io esco se assorbo il movimento. Altrimenti higher high, chiaramente setup long, niente da dire. Allo stesso modo potrebbe essere un setup long l'apparizione di domanda e la riconquista di questa zona qua, ok? Perché fa vedere che qua sì, c'è ancora liquidità in domanda, difesa del livello 0025, riproiettare verso l'alto, e quindi questo è un discorso. Al momento sì, è già partita una bella estensione, ci troviamo in prossimità di una zona che ha un potenziale top di un costrutto di bottom, se così diventerà, ed è proprio questo su cui si basa anche la mia posizione, cioè se Ethereum dovesse voler fare un movimento del genere, caspita, io ci voglio essere dentro, e quindi tengo lo stop discretamente largo. Ho avuto la fortuna di entrare con discreto anticipo sul mercato e mi godo questo anticipo e i frutti che porta, senza voler uscire prematuramente dalla posizione. Quindi il break di 0026 sarebbe un bel segno, un catalizzatore, e il break di 00276, che è quest'ultimo livello, confermerebbe che tutto questo è un costrutto di bottom. Ottimo cosa, questo è il mini costrutto di bottom invece dove ero entrato io. Vedete la differenza tra mini e maxi? Ovviamente danno due livelli di conferme diversi, ma due profili di rischio rendimento estremamente diversi, ok? Poi la nostra altcoin numero 2, che ormai sto amando alla follia, è Cava, che sta dando veramente un risultato bomba. Dall'entry ha fatto per 2 e io ne ho venduta una parte, giusto per non farmi mancare niente, un po' di tempo fa, più o meno qui, per farvi capire quanto potenziale ho perso. Però è sempre un discorso di mitigazione del rischio, sono più che soddisfatto dei risultati che ho avuto, è tipo più 4R, una roba del genere al momento, e quindi va benissimo così, nel senso la posizione la chiuderò nel momento in cui ci sarà un setup short. Qua vedete c'è stato un rischio perché questa è una candela engulfing, ma vedete che è stata negata subito il giorno dopo, c'è una FOMO veramente fuori di testa anche su Cava, che tra l'altro tra le coin DeFi è una di quelle con il ranking più basso, se non erro. Siamo alla fine della top 100, 94esima, quindi rispetto ad altre, insomma, coin DeFi
È ancora piccola, c'è ancora un po' di potenziale volendo. Detto questo, ecco, non ci entrerei ora perché è completamente parabolica. Guardate che roba, quindi ora è in price discovery, tra l'altro, non si può neanche ragionare su dove fare take profit. Ve l'ho detto, le mie ipotesi di take profit sono strettamente legate a un setup short, quindi lateralizzazione, creazione di un range e rottura a ribasso. È una mia ipotesi di take profit, o altrimenti, che ne so, un dampone così, poi magari fa un po' così, fa un lower high e un lower low. Questo è un altro setup short, però con conferme, perché per ora il momentum è estremamente rialzista. Infine, l'ultima coin sulla quale ho aperto una posizione ieri è BNB. La posizione è anticipatrice, fortemente anticipatrice, quindi don't try this at home, come si suol dire, mi raccomando. È un invito che, a parte gli scherzi, faccio sempre, quello di non copiare ciecamente le mie posizioni, perché si addicono al mio di portafoglio, magari non al vostro. Non c'è niente di meno sensato che prendere posizioni da altri e farle proprie, copiarle spudoratamente. Io ve le condivido sempre per trasparenza, perché mi fa piacere comunque farvi vedere come opero io e, insomma, farvi vedere che non è che vi dico dopo ho fatto 100% di profitto. No, vi dico il momento in cui apro la posizione, poi va bene o va male lo vediamo insieme, però la massima trasparenza è una forma di rispetto e di correttezza nei confronti della mia community, che non voglio far sembrare che io sono un fenomeno, che sono fallibile come tutti, vado bene, vado male, a volte il trading è questo. Questo è un setup quindi molto anticipatore. Perché? Perché il trend è ribassista, come vedete, il trend dell'ultimo periodo, ok? A partire, vedete, da aprile dell'anno scorso abbiamo una fortissima correzione, è pazzesca la correzione che c'è stata. La correzione è sfociata poi in una lateralità, guardate, correzione, fase ribassista, fase laterale. Poi apparentemente, vedete, questo era il range low, sul settimanale si vede bene che questo è un range low, è stato rotto, si è creato un rangettino qua sotto e poi reclaim. Ecco, questo reclaim è il segnale che ho voluto cogliere. Allora, mettiamo insieme varie cose. Mettiamo insieme che io sono di parte su BNB, perché è uno delle coin che non posso fare a meno di seguire, perché è l'azienda che domina il mondo delle cripto, Binance, ed è inutile negarlo. Tra l'altro io adesso gli sto addosso tantissimo per la carta. Io voglio quella benedetta Binance Card, non appena l'avrò io la recensisco per primo, vi voglio fare un video incredibile, voglio usarla per far qualsiasi cosa, non vedo l'ora. Ora veramente mi casa i massimi. È Binance, quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che è graficamente curioso, perché da un trend lateralità, falso breakdown, reclaim di questo range e siamo rientrati qua dentro, quindi è un setup che mi piace perché ha un ottimo rischio rendimento, perché siamo in prossimità dei minimi e addirittura si può mettere lo stop sotto i minimi totali. Vedete, questo è il risk, che ovviamente è R, io mi sono esposto R come sempre, quindi non è che rischio di più, rischio di meno, però è vicino rispetto al potenziale reward già arrivando al range high, guardate. E pensate se poi dovesse continuare in uptrend. Queste sono le situazioni che permettono potenzialmente di essere in estremo vantaggio sul mercato, addossandosi un rischio che io ho trovato accettabile, perché comunque ho messo lo stop loss sotto i minimi assoluti, il setup mi piace, la coin mi piace, il momento, i fondamentali attuali di questo momento della coin mi piacciono, perché Binance è in continuo sviluppo, continua a fare cose, e quindi perché mai non entrare? E io sono entrato, vediamo un po' come andrà. Sono entrato contro trend, sono entrato con i rischi, anche perché vedete, questi sono tutti lower highs, ho tutto contro, però mi addosso questi rischi, insomma, vediamo, vi terrò aggiornati. E ovviamente ho condiviso su Telegram sia il setup prima, qua eravamo qua, io vi ho condiviso il setup ieri che sono entrato, banalmente, con la massima onestà.
Di altre coin, altcoins che stavamo seguendo, mi avevate chiesto Stellar, che lo andiamo a vedere subito. Guardate Stellar, bomba, anche qua. Io non sono entrato, però lo avevamo identificato anche questa possibilità. Poi, cioè, nel periodo in cui le altcoin sono in bull market, è veramente facile azzeccare i setup. Quelli che metti fuori poi ti si avverano quasi tutti, e quelli che non si avverano sono dei miss, però di beccare degli stop loss è un momento in cui ne becchi pochi. Infatti tutti si sentono un po' fenomeni, attenzione a questo. Comunque avevamo il cluster di resistenza, questo qua in grigio, che è su time frame settimanale. Avevamo i top, che erano questo, i top delle shadow. Poi avevamo questa riga gialla, secondo me è tutto su settimanale, andiamo a vedere. Infatti, guardate. Allora, il setup era basato su un andamento settimanale. Avevamo il cluster intermedio che nasce da qui, che funge da resistenza. Vedete, zac, 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 con qualche sweep a destra e a sinistra. Break, quindi pa-pa-pa-pam, candelona che l'ha bucata clamorosamente. E poi allora abbiamo detto, boh, iniziamo a esaminare dove possiamo entrare. Ovviamente andiamo a prendere il nostro storico. Prima cosa, top della shadow, quindi questo, ok? Poi seconda cosa, chiusura delle candele in prossimità della zona di break, eccolo qua. Terza cosa, un'area un po' sottostante, magari per andare a smorzare il rischio, e quindi io ho scelto questa. Non mi ricordo esattamente bene come avevamo fatto l'analisi, però ne siamo usciti con questi livelli. Quindi, fondamentalmente quello che è accaduto è che il retest c'è stato solo in alto, perché c'è una FOMO fuori di testa, e basta, e poi è ripartito alla grande. Se andiamo a vedere il daily, allora, eccoti, lo vediamo, vedete, tac. Poi break, retest, un po' anche sotto in realtà, è quasi arrivato al secondo entry e poi è ripartito al rialzo. Al momento, vi dico la verità, non entrerei perché comunque adesso dal punto di cioè meramente speculativo come trade. Stellar non è che mi sta proprio gasando come fondamentali e come sviluppi, quindi questa è un po' la mia visione. Quindi per entrare eventualmente, per chi non è ancora entrato e volesse farlo, aspetterei un momento di consolidamento, che comunque il bias è bullish adesso sul high time frame, oppure un altro ritracciamento che magari potrebbe essere curioso. Allora, io adesso vorrei ripassare subito la parola a voi, perché se no diventa troppo lungo e non dico, non vi ascolto, insomma. Domande, domande, domande. Allora, io sto facendo per due su Lendlink e Band, alla grande oserei dire. E il social trading quando parte? Tra pochissimo, adesso se questo weekend riesco a lavorare un po', magari metto in piedi la mia pagina su TokenSets, così poi vi aggiorno. VET, andiamo a vedere VET. Allora, VET, eccolo qua. VET sta lateralizzando. Allora, potrebbe essere un momento curioso. Andiamo a vedere un po'. Allora, cancelliamo un po' di rudo, di sporcizia. Via, via, via. VET, avevamo visto che c'era quel clusterone lì, credo sul settimanale addirittura, sì. E avevamo, ecco allora, fondamentalmente i livelli da tenere in considerazione su VET, che non è le strisce depilatorie, VET, ma perché com'è fatto a venirmi in mente sta cosa? Voi direte, questa è fuori di testa, avete ragione. Comunque, vedete, 158 sat è il primo, che è il top assoluto, insomma, prima di questa zona. Quindi, se dovessimo andare a ritracciare un po', potrebbe essere un primo target. Un secondo target è 150, un terzo è 128, poi abbiamo il clusterone 110 e dintorni e così via. Con magari primo stop loss utile, veramente utile, questo qua che è 80 e qualcosa. Voi direte sì, vabbè, non ci tornerà mai. Vediamo, dipende, perché se adesso mi va a fare uno sweep qui e ritorna, è probabile. Se mi va a fare dei costrutti tipo lower highs, lower lows, diventa non più tanto improbabile, quindi potrebbe valer la pena seguirlo. Quindi primo target da seguire è questo. C'è anche un bel clusterino qua, pazzesco, guardate, è veramente significativo, 158, soprattutto per i trade a breve, secondo me. E poi a scendere ci sono questi altri, insomma, il bias è molto bullish, niente da dire. L'unica invalidazione è la perdita di questa zona qua. Questo è il mio pensiero. Cosa volevi dirci su opzioni? Ma volevo parlare della covered call, ma lo farò in un video a parte perché altrimenti qua aggiungo un'altra mezz'ora di video. Atom, allora, Atom, eccolo qui.
Atom, anche questo lo abbiamo tenuto sotto stretta sorveglianza perché, vedete, ha rotto questo cluster verde, nato su time frame settimanale sempre, poi ha ritracciato un po', però senza andarlo a ritoccare, oddio, l'ha ritoccato il giorno dopo, a dir la verità, quindi poteva essere un entry violentissimo, però io non l'avrei messo, dico la verità. Ha cozzato su questa prima resistenza e prima ha flesso un po', però senza ritornare. Ecco, il discorso è, adesso romperà anche questo livello che ci sta pescando un sacco di liquidità, vedete tutte ste shadow? Se sì, diventa il nuovo riferimento, se no potrebbe valer la pena andare a puntare sul retest di quest'altro cluster. Va bene, con stop loss sottostante. Vediamo che combina. Benissimo, poi che altre domande ci sono? Target per Stellar? Target, dunque, vediamo le prossime resistenze. Che dire, qua ce n'è uno di resistenza che è a 1270 circa. Poi abbiamo, il cluster di prezzo in questa zona qua. 1570 e poi abbiamo qua sopra 1800. Questi tre sono i primi target che dobbiamo vedere come si comporta, insomma, in loro prossimità. Atom, Cosmos l'abbiamo visto, cava possibili livelli di entry, ce n'è di strada da fare, mi sa, prima che si sgonfi, perché ovviamente il primo livello di entry è un po' il suo top storico, quindi mi viene da dire questo qua 17.300, però di altri sai che non ne vedo, vedi bene che ha rotto con una certa violenza, quindi non lo so, è molto difficile. A dir la verità, anche volendo 18.100 e per i più temerari 19.000, che è il top iniziale, questa potrebbe essere una prima entry area. Tuttavia lo stop potrebbe non essere particolarmente simpatico, perché vedi che abbiamo un candelone abnorme, quindi lo stop sotto questa logica sarebbe all'assorbimento del movimento di break, quindi 13.000. E non è proprio un bellissimo profilo rischio rendimento. Questo mi fa pensare che non sia proprio un bellissimo momento per entrare in cava, ecco, dal punto di vista speculativo. È un po' per questo il motivo per cui lo dicevo. Loopring... LRC, giusto? Vediamo. Eccolo. Allora, ecco, guarda, abbiamo già c'è già una risposta. Avevamo visto che qua c'è un cluster di prezzo che si è formato in passato, un range, a dir la verità, e ha lavorato bene anche nell'immediato presente, quindi questo è il primo livello target da seguire. Confermo, 1000-1150, primo possibile entry, con stop loss 775. Questa me la salvo, ti dirò di più, perché adesso non conosco la coin, però è un bel setup. Quindi grazie per la segnalazione. Ti sei meritato un po' di shitcoin anche tu. Basta, allora, cancello questo e poi magari lo posto anche su Telegram. Grazie davvero per la segnalazione. ERD credi che possa ritracciare? Andiamo a vedere com'è messo. ERD. Mamma mia, non lo so, guarda, non lo lascerei stare, sinceramente. È troppo. Cioè, ci sono alcuni livelli sul daily, primo tra tutti. Cioè, questo qua in alto 160-165, ma è troppo in alto. 90-80-90 potrebbe essere, però sai cosa c'è? Io ho il tipo, cioè, secondo me entrare sulle altcoins prima che non ci sia proprio uno sgonfiaggio di tutto il mercato altcoins, non so se lo farei, perché è veramente in bollissima. La dominance, tra l'altro, non accenna ancora a riprendersi, però le altcoins stanno veramente spopolando in questo periodo. C'è un po' da vedere come va, però fin tanto che spingono così tanto non mi ispira a entrare. Zillica, andiamolo a vedere, poi prendo le ultime domande. Zillica, pure lei, pure lui, insomma, non so il sesso di Zillica quale sia, ma non sta andando malaccio.
Anche se ovviamente guardando lo storico ci rendiamo subito conto di come qua siamo presso alla prima resistenza e già ci sta un po' ostacolando. Vedete che stiamo già stornando sulla prima resistenza, quindi io preferirei vedergliela riconquistare, quindi una cosa così, magari arrivando anche qua, che è il primo target subito dopo, e poi potrebbe essere la nascita di una struttura bullish più di ampio respiro rispetto semplicemente questa, che qua c'era troppo vuoto per i miei gusti. Non lo so, non mi piace molto come situazione quella attuale di Zillica. Puoi leggerti da Google come lavorano OneChain 2020 roadmap mid-year update, me lo guarderò. Anchor, andiamolo a vedere. Anchor, eccola. Urca, wow. E anche qua ritracciamento, guarda, c'è un livello impressionantemente bello. Altro neologismo. No, questo qua, 43 sat, davvero, è 4,30, vabbè. Fatto sta che è un clusterino di prezzo lì e inoltre è il top della shadow subito dopo. Quindi, insomma, è il primo livello da tenere in considerazione qualora dovesse ritracciare. Sto andando a cannone. Andiamo a vedere le ultime. Dash ha senso il darlo? Per me no, sinceramente. Non mi dice proprio niente Dash come coin. Sono l'unico a possedere Tron? Secondo me sì. Tra l'altro, com'è andato il sondaggio? Il sondaggio sull'età. Visualizza i risultati. Vediamo quanti anni avete. 20-30 la maggioranza di voi. 30-40 e 40-50 l'altra maggioranza. E mi fa piacere, bello, c'è un pubblico variegato. 50 più 3 persone, 0-20 solo una, che c'è un giovanotto. Sono più gli over 50 che gli 0-20. Mamma mia, su Twitch è un risultato questo. Portare fasce di età 40-50, 50 più su Twitch lo metto nel curriculum, perché veramente ne vado molto molto fiero. E grandi, bella per voi. Perché cioè si vede che siete smart, siete sul pezzissimo. Allora, l'ultima coin che analizziamo è PNT. Visto che cosa sento? Una un'ambulanza al 1:30. PNT che anche lei non ha particolare storico, quindi non c'è molto da dire. Sì, questa vale per 5, però non c'è molto da dire. No, non dico niente. È un pump e poi un range. Completamente inutile questo grafico. Ne analizzo un'altra, facciamo così. Dunque. Vediamo. Kyber, mi piace. KNC, andiamola a vedere. E ce l'ho anche nella watchlist, tra l'altro. Quindi facciamo prima così. Opla, Kyber, allora ha formato qualche cluster secondo me, sì, eccoli, e d'altronde sta forse un po' ritracciando, chissà, speriamo. Sì, allora il primo entry potrebbe essere questo, mi sento di estenderlo fin qua visto che ha sparato con convinzione sopra al livello stesso, salvo anche. Quindi confermo, primo entry interessante questo, stop loss qua sotto, va che pulizia di setup, fantastico. C'è da vedere ovviamente se tiene, però guardate, 1, 2, 3 e 4, direi che è un livello molto molto interessante. Ragazzi, io oggi non ho fatto l'angolo del Forex, tra l'altro, perché, che dire, oggi non ho aperto posizioni, ne stavo seguendo una, però sì, non ho aperto particolari posizioni, vediamo se, non sono nemmeno loggato, giusto per dirvi questo, su PrimeXBT, non mi sono nemmeno loggato all'exchange, però giusto per fare chiudere con l'angolino Forex, che magari a qualcuno interessava, non lo so, vi avevo promesso che vi aggiornavo, quindi facciamo 5 minuti bonus del Forex. Il setup che sto cercando, che sto seguendo per oggi è questo, guardate, su Light Time Frame, su Euro Sterlina, abbiamo questo cluster di prezzo, tra 0,90887 e 90953,
Vedete che sulle 4 ore si è formato questo cluster, infatti il trattino arancione, alert, è l'alert che mi sono piazzato. Poi c'è stato uno sweep con rimbalzo, un altro sweep con rimbalzo, poi la struttura high time frame è data da questo canale ascendente, ok, come vedete, e il canale ascendente è stato perso recentemente, perdita del canale ascendente dove ci avevamo anche giocato un po' negli scorsi giorni, perdita, retest del pool di liquidità, questo era un setup short che avevamo visto, poi mega reclaim del canale ascendente, quindi è un recupero di struttura bullish. Questo è il senso di dire struttura high time frame, operatività low time frame. Perché? Perché adesso che abbiamo la struttura bullish data dal reclaim del canale, dal recupero del cluster di prezzo con candela bella convinta, adesso vedete buona base per setup long da cercare su low time frame. Quindi significa per me 15 minuti, 30 minuti, low time frame sul Forex, e andare a vedere quando arriva da queste parti. Mi piacerebbe vedere un po' di lateralità e vedere qualche sweep, vedete, andrei a giocare sugli sweep. Sui 15 minuti funziona bene il setup del triplo sweep, quindi andare a vedere sweep 1, sweep 2, al 3 io ci butto dentro il mio long. Quindi se mi va giù qua, inizia a lateralizzare, mi fa sweep, sweep, io vado a piazzare subito il mio long con magari stop loss, potrebbe essere qua sotto per dirne uno, dipende insomma da che livello andiamo a lateralizzare, e poi take profit, dipende adesso da come ci scendiamo e basta. Ve l'ho detto, non ho ancora messo la posizione perché non sono nemmeno loggato, e poi preferisco aspettare che arrivi lì prima di inserire appunto la posizione stessa. A volte mi chiedete che broker uso, vi scillo un po' PrimeXBT, che è quello che utilizzo io, che permette di usare il collaterale Bitcoin. Ho un po' di play money in Bitcoin depositata su PrimeXBT per fare trading Forex, e la sto utilizzando per imparare, perché le mie performance sono agghiaccianti in questo esatto istante, e quindi niente, vi continuerò ad aggiornare su Telegram. Il Trading Journal, il link lo trovate, ve lo lascio anche in descrizione a questo video, ma lo trovate poi su Telegram nel video del Forex eccetera, e ovviamente il mio referral link di PrimeXBT se vi interessa fare trading anche a voi sul Forex, sull'azionario eccetera eccetera, sugli asset tradizionali con collaterale Bitcoin e senza KYC, che sono delle condizioni ottime con basse fees, insomma è un exchange con cui mi trovo bene, non ho problemi a scillarvelo. Se usate il mio referral link è un modo per contribuire alla nostra fantastica community, ormai lo sapete come funziona. Questo è il modo per, se volete contribuire, io non vi faccio pagare video a pagamento, video corsi, cose del genere, vi do tutto gratuitamente, e il vostro modo per dire grazie è l'abbonamento su Twitch, le donazioni varie eccetera, e usare i miei referral link, che insomma non vi comportano mai spese aggiuntive, anzi a volte ci sono anche degli sconti, come su Binance che c'è lo sconto del 20% sulle fees per sempre, Binance Futures col codice sconto 10, sconto del 10% sulle fees già basse e così via. Basta, vabbè, adesso state scappando tutti perché sto diventando uno shiller di professione, quindi io vi auguro un buon weekend, grazie per avermi seguito anche oggi, è veramente un piacere come sempre fare queste live insieme a voi e passare del tempo con voi, anche se non vi vedo di persona, prima o poi accadrà, spero che riusciremo a organizzare qualcosa per incontrarci anche di persona, cercherò di farlo anche io stesso, e basta, ci vediamo martedì prossimo sempre in live. E lunedì, se riesco a fare un video, c'ho in mente un video da fare interessante, e vi faccio un carissimo saluto e vi auguro un buon weekend, e magari ci vediamo domani su Mesa per la ICO di MTA, chi lo sa. Ragazzi, di nuovo ciao e buon weekend a tutti.